No, abbiamo chiuso l'ampia pagina dedicata quest'oggi al calcio, tempo adesso di tuffarci in altre due discipline che stanno vivendo giorni molto interessanti, a partire dal nuoto. Massimiliano, a te. Sì, credo che abbiamo collegato Cristian Zicchia, direttore di www.swimbeats.it. Come dice sempre lui, buon'acqua, direttore, a te e a tutti. Buon'acqua a te, caro Max, e buon'acqua a Ronald. Buon'acqua a lei. Allora, mi dicono dei tricolori invernali in corso di svolgimento che ci stanno regalando non poche soddisfazioni, Ma voi, scusate, ma voi avevate dubbi? Perché io no, ogni volta non è che c'è la sfera di cristallo, ma mi sto sperticando da mesi a dire che qui ogni volta che qualcuno di italiano, no, in qualsiasi contesto nazionale, regionale, condominiale, si butta in acqua, fa record. Beh, oggi noi pensavamo, vabbè, fanno i campionati italiani, un po', diciamo, tra virgolette, contestati, dice, ma che lo facciamo a fare il campionato italiano, perché tanto dall'11 al 16 ci sono i mondiali in Cina, e quasi fosse tempo perso. E invece no, perché la panziera, quella meravigliosa, quella bellissima, quella veneta, quelle che dice in televisione, cavoli, ho fatto una meraviglia, sì. Ecco, la panziera ha fatto il record italiano. La mattina l'aveva fatto l'altra sua collega di club, alla Niene, Silvia Scalia, e avanti così, è una meraviglia. Complimenti, popolo di santi, poeti, navigatori e nuotatori, dovremmo aggiornarla la definizione, direttore. Beh, direi proprio di sì, anche di pallonari ogni tanto, dico io. Ah, ma su quello proprio non c'è dubbio. Ho letto anche di una Pellegrini che dopo giorni di febbre abbastanza alta è scesa in campo, scesa in acqua, fai figura di scesa in campo, nei suoi 200 stili con un tempo tutto sommato positivo, Ma direi di sì. Allora, senti, innanzitutto lei ha dichiarato di aver avuto 4 giorni di febbre. Vorrei vedere esatto. Di noi dopo 4 giorni di febbre scendere. L'ho vista molto magra, un po' patita sotto condizione, però chi l'ammazza la Pellegrini, nel senso che adesso magari il tempo non è eccezionale, tutti quanti, i colleghi, la stampa si sperticheranno in analisi, cosa farà la Pellegrini, cosa non farà. Io sono convinto, manca poco, è vero, ma c'è il tempo necessario per andare a colpire. Poi sai, quando tu arrivi a 30 anni e sei tutto, hai vinto tutto, e in quella distanza la conosci a memoria, millimetro per millimetro, non dico una stupidaggine, vado sotto i centimetri addirittura, perché la Pellegrini va in automatico, e basta qualcosina in più. Poi lei sente, è come il toro quando entra nella plaza del toro, cioè quella stessa cosa, la Pellegrini è un po' così, sente profumo di 200 e sono certo porterà a casa il risultato. Ma se mi lasciate fare un appunto, il bel oggi è venuto dalla gara regina, 100 metri. Che è successo lì, direttore? Beh, lì voi sapete che noi abbiamo grandi ambizioni, perché c'è questo signore che si chiama Alessandro Miressi, che è campione europeo uscente. Giovanissimo, una scheggia. E lui è una scheggia. E lui cosa fa? Lui è vero che non è da corta propriamente, perché poi bisogna spiegare ai vostri radioascoltatori che stiamo parlando di una vasca corta, quindi da 25 metri. La vasca dove si fanno normalmente le Olimpiadi da 50, quella un po' più lunga. Ora, questi campionati e i successivi campionati mondiali si fanno in corta, quindi evidentemente ci sono gli specialisti delle varie distanze. Miressi non sappiamo ancora quanto vale esattamente in vasca corta. Oggi però qui in Italia ha perso dal fiorentino Zazzeri. Allora io 10 minuti fa ho fatto un paragone calcistico, ho detto facciamo l'anticipazione domani sera di Fiorentina-Juventus, visto che Zazzeri è fiorentino, Miressi per sua stessa missione è juventino, non so, il popolo che non tifa Juve magari è già un segnale, la voglio mettere così simpaticamente per domani sera. Senti direttore, una curiosità, abbiamo detto che si tratta di assoluti in vasca corta, no? 25 invece di 50, hai alluso anche a degli specialisti di questa distanza, cosa cambia però per l'atleta? Sono meno bracciate, immagino io. Ma guarda, sono meno bracciate, però devi essere molto molto bravo e reattivo al blocco di partenza, e quello è un dato, vabbè, che è importante anche sulla vasca lunga, ma devi essere capace di sfruttare meglio le virate, la spinta dal bordo, quindi sono molte più virate, no? Perché 100 metri certo. Nella vasca lunga è praticamente una virata, nella vasca corta aumentano notevolmente, quindi lì devi essere proprio, diciamo, strutturalmente e devi sentirtela, diciamo così, devi essere specialista.
Ora, normalmente noi abbiamo dei super specialisti soprattutto nella velocità. Lo era Marco Orsi, che oggi peraltro ha fatto un ottimo record italiano sui 100 misti, e quindi io penso che, fatto salvo quello, compattati tutti quanti, possiamo andare in Cina, e per quanto riguarda, diciamo, il campo maschile e quanto riguarda i 100 metri, soprattutto le staffette, io la vedo molto ma molto bene. Ci ricordi le date in Cina? Allora, in Cina dall'11 al 16 dicembre. Di dicembre, quindi ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Tu sarai al seguito della spedizione? Ma questo non lo so ancora, sai che noi organizziamo sempre le cose all'ultimo momento, così è più bello, è più fresco. Comunque, se ci siamo o non ci siamo in barca in Cina, quello non è importante. L'importante per noi è che arrivino i risultati dei nostri azzurri, perché abbiamo uno squadrone, sono 32 atleti, 22 uomini e mi pare 11 donne, e di questi 32 atleti penso che le medaglie che porteranno a casa saranno parecchie. Sul colore poi bisognerebbe averla certo, perché poi in Cina bisogna sempre fare i conti con i cinesi. Allora, già nei 1500 Paltrinieri mi diceva l'altro giorno a Otte, quando sono andato a intervistarlo, non so se c'è Sun, tu sai che questo... Come no, il suo avversario storico. Lo storico cinesone, che mo questi te la tirano fuori di nuovo, l'hanno messo un attimo in naftalina, e magari lui con qualcun altro. Quindi con i cinesi bisogna sempre andarci un attimo un po' cauti, perché giocano in casa poi peraltro, e quindi non so che novità tireranno fuori sia per quanto riguarda il campo maschile che femminile, però noi ce la giochiamo e andiamo certamente a fare a livello di nazione d'Italia i protagonisti. Dacci qualche nome, direttore, su cui tenere gli occhi nel corso di questi mondiali. Beh, e l'ho detto all'inizio, Margherita Banziera mi sembra sì, che in questo momento sia in palla dal punto di vista anche proprio dell'atteggiamento, perché oggi il record le ha dato, inaspettato poi peraltro, ma neanche tanto per gli addetti ai lavori, le ha dato una carica in più. Poi certamente c'è la Simona Quadarella, parlo sempre del campo femminile, quindi le due su cui io punterei maggiormente sono loro, con tutto rispetto per la Divina Pellegrini, e poi invece in campo maschile ho detto già che i 100 metri stile libero mi danno un sapore particolare, perché poi alla fine, sai, quando metti la mano davanti lì sulla gara, che è la gara regina rispetto alle distanze più importanti del nuoto, e quindi io direi che attenzione Miresi, attenzione alla 4% maschi, perché ce la giochiamo per un piazzamento di sicuro, ma qualcosa di importante. Mi voglio sbilanciare, ma ormai abbiamo preso questo giro. E toglimi una curiosità, ci sarà anche Scozzoli? Beh, direi di sì. Scozzoli è un altro, hai fatto bene a ricordarlo, perché è un altro di età, di esperienza, ma è soprattutto un atleta che ha un passato di sofferenza, perché lui sembrava quasi avesse finito la carriera, era lì per appendere il costume dopo l'infortunio che lo ha preso al ginocchio, e invece adesso se la gioca molto bene con un altro ranista come lui, giovane, che è Martinenghi, che ha avuto insomma un anno un po' particolare anche lui per problemi fisici, ma la rana italiana, quelli che vanno a rana, insomma, penso che daranno soddisfazione. Direttore, noi ti ringraziamo ovviamente per questi aggiornamenti doverosi sui tricolori che si stanno svolgendo in vista dei mondiali dall'11 al 16 dicembre in vasca corta in Cina. Ci risentiamo presto, buona acqua a te, Cristian Zicche. Grazie a voi, a presto. Ciao.